Buonasera e benvenuti al TG Sport Speciale Mercato. Partiamo come ogni sera dalla Serie A con il Napoli. Abbiamo in collegamento con noi il collega Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, buonasera. Ciao Ivan, buonasera a te e buonasera a voi, ben ritrovati. Insomma, ci sono state le visite mediche a Castelvolturno, domani la partenza per il ritiro. Si può dire che la stagione dei campioni d'Italia del Napoli è cominciata? Beh, sì, assolutamente è cominciata. Tanto che nel pomeriggio di oggi c'è stato anche il primo allenamento, insomma una seduta leggera in orario quasi serale per allontanarsi dalla calura, però il Napoli si è rimesso in moto. Sono state giornate di test mercoledì e oggi test medici con il gruppo che parteciperà al ritiro di Maro, che ha conosciuto Garcia. Quindi domani ci sarà l'elenco dei convocati per il ritiro di Di Maro, il primo dei due ritiri estivi. La squadra partirà domani pomeriggio e in serata, credo verso quest'ora probabilmente, arriverà in Trentino e da lì poi comincerà il periodo di doppie sedute di allenamenti. Si partirà sabato, due amichevoli in programma fino al 25 luglio. Per quando poi sono attesi i rientri dei nazionali? Beh sì, è il tema che interessa di più, soprattutto i tifosi che arriveranno lì, già tanti presenti in Val di Sole, soprattutto i tifosi del Nord Italia che non vivono a Napoli e che approfittano di questo ritiro in Trentino per seguire la squadra. Tutti i nazionali che sono stati impegnati a giugno non erano presenti a Castelvolturno in questi giorni, dovrebbero aggregarsi tutti entro mercoledì prossimo, quindi il 19, il giorno prima della prima amichevole contro l'Aunaune, quindi credo che se non sarà mercoledì al massimo per giovedì, quindi tra una settimana sostanzialmente il gruppo sarà al completo, torneranno tutti i big da Di Lorenzo a Osimhen a Kvaratskhelia, insomma i calciatori indubbiamente più rappresentativi, e quindi potremmo parlare poi di un Napoli al completo e andare poi più nel dettaglio di quello che sarà l'approccio di Garcia con il suo nuovo gruppo. E ricordo anche che sabato parlerà l'allenatore in conferenza stampa. Per quanto riguarda il mercato invece, Giovanni, c'è questa voce di Zielinski verso l'Arabia. Sì, è una voce che sta prendendo piede, soprattutto nella giornata di oggi. Napoli potrebbe perdere quindi un altro titolare, perché Zielinski in scadenza, De Laurentiis aveva invitato attraverso insomma le sue parole il suo agente a lasciare il Napoli in caso di mancato rinnovo, e sembrano esserci le condizioni. L'Al-Ahly ha offerto 25 milioni al club azzurro, 12 milioni al calciatore, si parla di questo tipo di proposta. Zielinski è tentato dall'accettare. Se gli arabi faranno sul serio e proseguiranno con la volontà di chiudere col calciatore, Zielinski molto probabilmente lascerà Napoli, ne sapremo nelle prossime ore. In ogni caso non fa parte dei convocati, quindi seguiremo la situazione. Chiaramente i tifosi aspettano, perché si attende anche l'ufficialità di Kim al Bayern Monaco, e il pericolo di perdere anche Zielinski chiaramente poi chiamerà il Napoli a prendere dei sostituti. Benissimo Giovanni, grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi, ciao Ivan, a presto. Salutiamo Giovanni Scotto e restiamo in Serie A con la Salernitana. La notizia di giornata è che il presidente Iervolino ha raggiunto la squadra in ritiro a Rivisondoli. Ci racconta tutto Giovan Battista Lanzilli. Vai Giovan Battista. Sì, buonasera anche da Salerno. È stata una giornata particolarmente significativa quella che sta per finire, perché Danilo Iervolino ha raggiunto la Salernitana nel ritiro di Rivisondoli. Il patron ha incontrato, lo vediamo proprio dalle immagini, sia la squadra che i tifosi accorsi ovviamente sul posto. Un'occasione per ribadire ovviamente la vicinanza della società a tutto l'ambiente granata. E non è mancato un duro atto d'accusa al comune di Salerno, quando il presidente si è soffermato a parlare del tema infrastrutture, in particolare della curva nord. Lo sapete, insomma, è una vexata questione che si trascina ormai da mesi e pare ancora una volta senza soluzione nemmeno per la prossima stagione. Il presidente, dicevamo, ha avuto parole molto nette, ascoltiamole. Tutto maledettamente difficile. A Salerno non so come mai diventa tutto incredibilmente difficile. Questa curva che non si apre da anni, le infrastrutture che non si riescono a fare anche con la volontà di investire,
questo stadio che fatica ad essere più moderno, più sicuro e più accogliente. Ognuno ne trae le conclusioni. Il presidente della Salernitana ha parlato ovviamente anche dei temi di calciomercato, sono giorni particolarmente significativi. L'incontro di oggi, il suo arrivo a Rivisondo, le è servito anche per fare un po' il punto sia con il direttore sportivo Morgan De Santis sia ovviamente con l'allenatore Paolo Sosa. E ascoltiamo proprio le parole del presidente a proposito della necessità del club di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. No, ma è chiaro che in questo periodo in cui si fa il calciomercato c'è sempre un'attesa speciale. Noi il progetto era quello di trattenere l'ossatura della squadra, lo scheletro fondamentale per ripartire e poter costruire da lì. È evidente che il calciomercato è ancora lungo, abbiamo ancora qualche obiettivo, tra cui sicuramente una prima punta. E poi si vede, cercheremo di stare attenti e di cogliere le migliori opportunità. Quindi abbiamo tempo, il direttore sportivo è vigile e attento e sono convinto che la squadra sarà più forte dell'anno scorso. Priorità dunque prima punta, così come confermato anche da Danilo Iervolino, che ha detto De Santis è attento e vigile, ma sicuramente la squadra sarà più forte della prossima di quella rispetto alla della scorsa stagione. Dicevamo, il direttore sportivo Morgan De Santis però che è chiamato non solo a rafforzare la rosa ma anche a sfoltirla, in particolare per liberarsi di quei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico tattico di mister Paolo Sosa. Sono chiaramente Sepe e Bonazzoli i principali indiziati a cambiare aria, vivono ormai da separati in casa, potremmo definire, così come bisognerà trovare una sistemazione a tutti i calciatori che sono rientrati dai prestiti e che non rientrano, dicevamo, nel progetto della Salernitana. Fatta eccezione forse solo per Mamadou Coulibaly, che potrebbe avere una chance, ma le valutazioni sono ancora in corso. Il primo nome che potrebbe far sognare i tifosi è quello di Filippo Ranocchia, il giovanissimo calciatore della Juventus, insomma potrebbe essere forse il primo acquisto in particolare della Salernitana, anche perché il club torinese ancora non ha deciso quale dovrà essere il futuro di Miretti, che lo ricordiamo resta nei radar del direttore sportivo Morgan De Santis. Infine una notizia che riguarda gli abbonamenti: chiusa la fase di prelazione, sfiorate le 7.000 tessere, domani si ricomincia con la vendita libera. L'obiettivo del presidente Iervolino, di tutto il club, è quello di superare quota 8.000 e arrivare in particolare a quota 10.000, insomma uno zoccolo duro di abbonati e di fedelissimi che potranno affollare la Rechi nelle partite casalinghe della prossima stagione. Queste dunque le novità, le notizie che arrivano dal ritiro di Rivisondoli della Salernitana. Da Salerno è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Giovan Battista e passiamo adesso al Benevento. È stata una serata particolare per la Strega perché c'è stata la presentazione ufficiale di Matteo Andrioletti, del nuovo tecnico giallorosso, che ha sottolineato tutta la voglia di fare bene in questa esperienza e la carica in vista della nuova stagione. Ascoltiamolo. Io credo che siamo sempre molto attenti a vedere le cose negative o quello che manca, invece mi piacerebbe soffermarmi sulle cose soprattutto positive dell'esperienza al Sud. L'esperienza al Sud è altamente motivante, hai detto bene, è la mia prima esperienza da professionista, sia per quanto riguarda la carriera da calciatore che quella da allenatore. È molto stimolante perché ci aspetta un girone complicato, un girone con tanti tanti derby, tante squadre campane. Tante piazze importantissime come lo siamo noi, come lo è Benevento, e quindi sono orgoglioso di questa esperienza, sono carichissimo. So che sarà complicato, so che affronteremo momenti difficili perché non sarà tutto facile, non sarà tutto rose e fiori, però credo che da questa esperienza ne uscirò sicuramente un professionista migliore, un professionista più forte, ma credo anche una persona e un uomo più grande, più maturo di quanto non lo sia, perché sono comunque un allenatore e un uomo giovane. E quindi sono convinto che questa esperienza servirà al Benevento, ma anche al sottoscritto, a crescere, ad essere qualcosa di meglio di come sono arrivato.
Ma per quanto riguarda i sistemi di gioco, hai detto bene, non sono assolutamente legato a nulla di fisso, non sono integralista, sono integralista sul lavoro. Questo penso che debba essere la parola chiave, voglio una squadra che lavora, perché penso che sia l'unica strada attraverso la quale si possono centrare gli obiettivi. Su questo, sul lavorare tanto e bene e di qualità in settimana, sono integralista. Per tutto quello che riguarda l'aspetto tattico, no. Credo che dal lavoro passi il fatto che voglio una squadra della quale la tifoseria, la città, il presidente, il direttore sportivo, tutti si possano riconoscere. Una squadra di cui andare orgogliosi, e penso che i tifosi e tutti vogliono una squadra che spinga. E come ho detto prima, l'unico modo per spingere è lavorare in settimana. Non ho grandi segreti, non ho soluzioni magiche, non ho pozioni magiche, ma semplicemente il lavoro. Tanto lavoro, tanta umiltà, perché ci aspetterà, ho detto prima, un campionato molto complicato. E parlando degli obiettivi, che io credo che bisogna far passare un messaggio ben chiaro: il Benevento in Serie C è una società importante, importantissima, ma questo potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché se da una parte chi ci affronterà sa giocherà alla morte, perché affronterà una squadra che in Serie C negli ultimi anni non c'è mai stata, e quando c'è stata è stata per fare campionati importantissimi. Se lo sappiamo noi, se lo entriamo subito in questa mentalità, sono convinto che allora sarà più facile per noi uscirne vincenti, ma sappiamo che non ci regalerà niente nessuno, anzi sarà molto complicato. Quindi sarà uno dei miei compiti all'inizio, sarà far capire questo, che se il Benevento in Serie C oggi è una realtà di Serie C, per quanto magari 2 anni fa giocava a San Siro, bisogna togliersele dalla testa il prima possibile queste cose, perché possono essere solamente delle teorie, vale per i giocatori. Se oggi siamo in Serie C, la nostra realtà è la Serie C, e chi affronta il Benevento in Serie C affronta una squadra che sa che farà di tutto per mettere in difficoltà, perché è giusto che sia così. Da parte mia questo messaggio deve passare chiaro dal primo minuto. Per quanto riguarda il presidente è innamorato di questa squadra. Io sono rimasto stupito sin dalla prima chiacchierata con il direttore della passione, dopo le vicissitudini delle passate stagioni, soprattutto dell'ultima, di trovare una persona con questo amore della squadra e della sua squadra. E quindi questo è il messaggio più bello che mi ha passato. L'obiettivo: il Benevento in Serie C non può fare campionati banali. Questo credo sia l'obiettivo più scontato che potessi dire, ma sapendo che affronteremo tante squadre forti, l'obiettivo no, tanto quanto lo faremo noi, perché sicuramente il direttore costruirà, e già la base è ottima, una squadra forte, ma il Benevento in C non può fare campionati banali, questo lo do per scontato. Voglio essere onesto, mi conoscerete in questi mesi, provo a essere sempre onesto e sincero. Io dopo il campionato, il direttore lo sa, ne abbiamo parlato, dopo il campionato con la Pro Sesto, un campionato dal punto di vista personale straordinario, perché se io oggi sono qui devo ringraziare i ragazzi che ho allenato la passata stagione, perché non avrei avuto l'opportunità di essere qui oggi con voi a presentarmi come allenatore del Benevento senza la qualità e il lavoro dei ragazzi che ho allenato la passata stagione, quindi li ringrazio pubblicamente anche oggi. Ma ti dico, con grande ambizione, ne ho parlato con il direttore, avevo la voglia di misurarmi con una categoria superiore, lo dico senza vergogna, avevo voglia di provare ad andare in Serie B, perché credo che quello che abbiamo fatto e che io come allenatore ho fatto meritasse di salire di categoria, e avevo la voglia di provarci. Poi, finita la stagione, ho ricevuto una chiamata del direttore, e quando abbiamo fatto la prima telefonata, che è durata una trentina di minuti, e ti chiama il Benevento e ti chiama il direttore Carli e ti mostra questo entusiasmo che ho percepito dal primo secondo della telefonata, non ho più pensato ad altro. Ho riattaccato il telefono, ho detto: devo andare a Benevento, devo trovare la strada per andare a Benevento, perché ho percepito un entusiasmo che, per quanto mi riguarda, è normale, perché quando a 34 anni allini una squadra come questa, con una proprietà come questa, con un direttore come questa, con dei calciatori come quelli che io mi troverò ad allenare, essere entusiasta, è normale, è fisiologico. Ma trovare dall'altra parte 2 persone, una è qui al mio fianco, che ha fatto 20 anni di Serie A, 15 anni di Serie A, quelli che ha fatto, e mi ha trasmesso questo entusiasmo. Vedere un presidente che un mese e mezzo, un mese dopo una retrocessione cocente, ti trasmettono questo entusiasmo, non ci ho pensato un secondo. Dubbi sul fatto di essere pronto? Ti dico la verità, no. No, perché non me l'ha regalato nessuno. No, perché io non vengo a Benevento calato dal cielo, non perché ho vinto un campionato del mondo, non perché ho vinto altre cose. Io sono qui perché me lo sono guadagnato, perché lo sono andato a prendere con tanto lavoro. Ho più di 200 partite nei dilettanti,
ed è vero, sono dilettanti, ma sono squadre vere, squadre da allenare, non mi ha regalato niente nessuno. Vengo da una stagione di Serie C con una squadra che era data per retrocessa da tutti alla prima di campionato, abbiamo preso 6 gol alla prima di campionato, ci siamo tutti per retrocessi a Vicenza, abbiamo chiuso con, giocando a tratti il campione d'inverno, siamo stati una delle squadre più giovani del campionato di Serie C e siamo andati ai playoff da quarto posto in maniera incredibile. Quindi sono sincero, ho paura? No. Non ho paura per le persone che ho a fianco, non ho paura per la squadra che alleno e non ho paura per la città che rappresento. Sono entusiasta di essere qui. Bene, abbiamo ascoltato Matteo Andreoletti, il nuovo tecnico del Benevento, e restiamo in Serie C con Angelo Giuliani che ci racconta le ultime news delle formazioni campane di terza serie. Ciao Angelo, buonasera. Buonasera Ivan, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, l'Avellino ha ufficializzato anche il trequartista Ignacio Lores Varela, una trattativa che di fatto era chiusa già da diversi giorni, contratto biennale per il calciatore uruguaiano che in carriera ha indossato le maglie di Palermo, Bari, Vicenza, Varese, Pisa, Ascoli, Siena e Cittadella in Italia, ma per lui oltre ha tante esperienze anche in Uruguay, anche alcune stagioni in Bulgaria. In totale tra i professionisti, tra i diversi campionati, ha collezionato 305 presenze con 26 gol e ha fornito 28 assist ai propri compagni di squadra. Quindi un altro tassello che va ad ufficializzarsi per l'Avellino con l'arrivo di Lores Varela. Avellino che però rinforza anche la sua corsia mancina, lo abbiamo detto anche in questi giorni, serviva un sostituto di Fabio Tito sulla corsia di sinistra ed eccolo servito. I lupi sono praticamente a un passo per chiudere l'accordo con il classe 2000 Luca Falbo, scuola Lazio, nella passata stagione al Monopoli con un buon rendimento, sostanzialmente ha segnato anche 3 gol e fornito 3 assist con la maglia dei pugliesi. Monopoli che a sua volta ha fatto un sondaggio per Mamadou Tunkara e anche per Mamadou Kanuté, però Tunkara probabilmente sembra più destinato verso la Torpedo Mosca e quindi a ore, a giorni potrebbe rescindere il contratto con l'Avellino. Avellino che di fatto ha chiuso anche per il centrocampista Palmiero, ex Pescara, ex Cosenza, trattativa di cui vi abbiamo detto, vi abbiamo riferito ieri. Quindi un Avellino molto attivo sul mercato. Per quanto riguarda invece la Turris, oggi è stato il giorno della presentazione di Bruno Caneo, allenatore che dopo l'esperienza non felice a Padova è tornato a Torre del Greco. Queste sono le immagini di una clip girata proprio per il suo ritorno in panchina, sulla panchina dei Corallini. Per quanto riguarda la Turris, tante notizie. Innanzitutto si va verso la risoluzione del centrocampista Togordò. Poi con Caneo verosimilmente ritorneranno anche Daniele Franco, proprio dall'Avellino, per lui si parla di un contratto di 2 anni, e Stefano Esempio, difensore, che invece firma un contratto annuale. Longo è in uscita dalla Turris, su di lui ci sono 3 società, la Lucchese, l'Albino Leffe e il Renate, mentre Torres e Picerno sono sulle tracce del giovane Vitiello, classe 2003, sempre della Turris, sempre dei Corallini. E infine, per quanto riguarda il Sorrento, seconda operazione in entrata dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi Vitale dal Monopoli in prestito. Questa volta invece i costieri annunciano a titolo definitivo un ex Avellino, si tratta del centrocampista Alberto De Francesco, che ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2025, arriva dal Mantova. Nella sua carriera, oltre alle esperienze con Mantova e Avellino, ha giocato in Serie C anche con l'Aquila, la Regina e l'Ischia. Per lui anche una parentesi in Serie B con lo Spezia nella stagione 2018-2019. Come detto, De Francesco è la seconda operazione in entrata del Sorrento, che segue sempre il portiere Marcone in uscita dall'Avellino. Va bene, è tutto per stasera. Ivan, ti restituisco la linea. Benissimo, grazie Angelo. E termina il TG Sport speciale mercato. Buon proseguimento con i programmi di 8 Channel. Arrivederci.